Cari amici di VBTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le riflessioni di calcio, puntata numero 23, mi pare, o 24, dedicata alla quarta del girone di ritorno, credo che sia la 22esima. Le partite che si sono disputate appunto in questo weekend del mese di febbraio, tra il 3 e il 5 di febbraio, sono disputate quindi le partite da quarta di ritorno, e ormai è chiaro che la situazione in vette sia delimitata con Napoli e Juve, che ormai stanno facendo un campionato a parte, visto che tra seconda e terza distano ben 13 punti di distacco, quindi è chiaro che ormai il campionato lo stanno facendo loro due, che sono reduci da 7 vittorie consecutive, sono sempre separate in classifica da un punto. Tudor ovviamente l'ha visto vincere entrambe nel weekend, ma iniziamo con ordine, perché nei due anticipi di sabato, la prima partita che si è disputata alle 18 è finita in parità 1-1 tra Sampdoria e Crotone, con i blu cerchiati che sono passati in vantaggio con Torreira, ma il Torino ha raggiunto il pareggio grazie ad Acqua. Poi sono state delle rimostranze arbitrali da parte di Granata, ma alla fine la Sampdoria conserva il sesto posto, ma comunque in chiave Europa League comunque è un mezzo passo falso questo da parte dei blu cerchiati. I granate che invece si allontanano dalle zone europee, comunque un pareggio buono, davvero non da buttare, direi. In serata poi altro deludente pareggio dell'Inter, fermato, che dopo la SPAL viene fermato in casa anche dal Crotone. Finita anche qui 1-1 con l'Inter che quindi prolunga 8 le sue partite senza vittoria. Questa addirittura era la quinta gara di fila in cui l'Inter pareggia. Il vantaggio, ricordiamo che era assente Icardi, il vantaggio è arrivato all'opera di Eder su azione di corner, ma il Crotone poi nella ripresa ha pareggiato con Barberis. Un punto d'oro per l'ex Zenga, che è il primo assoluto del Crotone a San Siro, e quindi un punto sicuramente la speranza in chiave salvezza per il Crotone, anche perché al momento lo porta a più 3 sulla zona retrocessione, quindi il Crotone al momento sta messo bene come classifica. Passando poi alle partite domenicali, c'è il ritorno successo della Roma, che è in anticipo delle 12:30. Si è imposto 1-0 a Verona con un gol di Under, il giovane turco, al primo gol in Serie A, dopo appena 1 minuto dal fischio d'inizio. Roma, che poi ha fatto fruttare al massimo quel gol, ha pure sfiorato il raddoppio, è rimasto pure in 10 per l'espulsione di Pellegrini, ma alla fine ha portato a casa un buon successo che consente di portarsi un punto proprio dall'Inter e dal quarto posto, e soprattutto portarsi anche 3 punti dai cugini laziali, quindi terza e quarta posizione sono ancora tutte in gioco alla fine. Passando poi, vabbè, alle partite delle 15, sicuramente spicca il 7-0 della Juve con cui travolge il Sassuolo, partita senza storia. Già chiusa 4-0 nel primo tempo, contrariamente alle abitudini bianconere di fare 1-0 e poi vivere di rendita. Le reti di Alessandro, la doppietta di Khedira, i gol di Pjanic che sembravano avere. E poi nella ripresa la Juve non sazia, ha fatto altri 3 gol, tutti con Higuaín. Prima tripletta quindi in bianconero, che lo porta a quota 13 in campionato, mentre qua sta riprendendo un fitto nevischio, direi. Oggi è così.
ci piace un po' farlo con un clima un po' proibitivo, e quindi appunto la Juve che si è ripresa per poche ore il comando, travolgendo il Sassuolo con un punteggio quasi inconsueto per lei. Anche se quest'anno aveva già fatto 6 gol all'Udinese, un 7-0 non lo faceva dal novembre 2014, quando con tale risultato sconfisse il Parma. Quindi sempre poi abbiamo andato a vedere partita del pomeriggio, finita 1-1 invece allo Stadio Friuli tra Udinese e Milan. Un pareggio che quindi interrompe il ciclo di 3 vittorie di fila del Milan, che era passato in vantaggio con un gran gol di Suso nel primo tempo, poi pareggiato da un autogol goffo della coppia Bonucci-Donnarumma. E quindi il Milan che scivola all'ottavo posto, scavalcato dall'Atalanta, che ritrova il successo casalingo allo Azzurri d'Italia, vincendo per 1-0 su Chievo. Decide un gol del giovane Mancini, primo centro in Serie A, tra l'altro convalidato da VAR dopo che si aspettava che l'avesse toccato di braccio, invece ha toccato a fine di petto. Atalanta che quindi si riprende la settima posizione, non vinceva, ricordiamo, dal posticipo col Benevento in casa, anche allora finì 1-0, mentre il Chievo subisce la terza sconfitta consecutiva. Ormai deve fare attenzione a non essere risucchiato in zone pericolose, vincesse una gara alla SPAL sono guai. Finora il Chievo può vivacchiare così che gli va bene. Vabbè, poi cosa resta nel pomeriggio? Il successo primo del 2018 della Fiorentina, che va a vincere 2-1 a Bologna, partita assolutamente strana, caratterizzata addirittura da due gol su calcio d'angolo, anche se sul primo, quello del vantaggio viola, è decisivo l'auto calciato da Veretout, è decisivo l'autogol di Mirante, portiere del Bologna, e poi Pulgar, l'immediato pareggio del Bologna sempre su corner, ma il gol da vittoria poi fatto Federico Chiesa nella ripresa, consentendo così alla Fiorentina di preparare al meglio la sfida con la Juve che sarà in programma venerdì, grazie al primo successo che gli dà qualche speranza di Europa League ai viola. Infine, sempre nel pomeriggio, mentre qui cala un nebbione pazzesco, siamo proprio in primo successo del 2018 anche per il Cagliari, che batte 2-0 la SPAL, anche qui un ritorno successo in casa dopo tempo, visto che il Cagliari non vinceva dal 5 novembre in casa. Decidono i gol di Cigarini, secondo di fila, e di Sau, appena entrato, dopo che a João Pedro è stato annullato il gol del 2-0, che poi è arrivato comunque. Quindi Cagliari corre, si porta a più 7 dalla zona retrocessione, dalla stessa SPAL, per una vittoria quindi di fondamentale importanza per gli uomini di Lopez. Vabbè, vediamo un po', pomeriggio credo che sia a posto così, non ci sia altro da segnalare. Esatto, resta solo poi il posticipo serale che ha visto appunto il Napoli vincere 2-0 il derby a Benevento, ricordiamo le reti di Mertens, 14° in campionato, e di Hamsik a gol numero 5 credo, che quindi consente al Napoli di toccare quota 60 e di riportarsi in vetta alla classifica. Benevento sempre più ultimo, nuovamente sconfitto anche qui, ormai è chiaro che per la Serie B alla fine di questo calvario si attenderà ormai solo l'ufficialità, vabbè siamo solo all'inizio di febbraio, non, e di verdetti adesso non se ne fanno, ma è chiaro che il Benevento ormai è. E infine nel posticipo del lunedì c'è il Genoa che fa il colpaccio, va a vincere l'Olimpico in casa della Lazio 2-1 per la squadra di Inzaghi, che resta terza, comunque un'altra sconfitta per
anche perché ora c'è l'Inter meno 2 e la Roma meno 3. La vetta ormai è finita qui, non c'è più da parlare, con i 14 punti che separano dal Napoli. Partita che si è sbloccata nella ripresa con gol dell'ex Pandev, poi pari immediato di Parolo, ma poi dopo un gol annullato all'Axalt dal VAR che era buono, lo stesso uruguaiano al secondo di recupero si è reso giustizia segnando il gol appunto da successo che consente anche a Genoa come al Cagliari di portarsi a più 7 sulla zona retrocessione. Quindi un colpo sicuramente importante per la squadra di Ballardini, che riesce così a vincere il derby, la sfida dell'Olimpico, partita che è stata posticipata, essendoci stata Italia e Inghilterra di rugby domenica per i Sei Nazioni, se non sbaglio. Vabbè, noi la chiudiamo qui, mentre siamo in mezzo ad una acquaneve, qua non capisco bene perché stia scendendo. Noi la chiudiamo qui, ricordiamo appunto che vabbè, questa settimana non c'è nessun impegno particolare, sarà forse per l'inizio del Festival di Sanremo, ma comunque venerdì si tornerà già in campo perché c'è Fiorentina Juve, appunto al Franchi, partita sicuramente molto delicata, alla luce anche dell'infortunio di Matuidi per la Juve, e poi altri due anticipi sabato, l'Atalanta che sarà in campo a Crotone alle 18 e Napoli-Lazio, altra sfida d'alta classifica, prima contro terza in serata, anche se Napoli ovviamente ha il pronostico favorevole. Poi domenica vedrà il Milan a Ferrara con la Spal, credo alle 18. Poi vediamo che altre partite c'erano, l'andata era un turno infrasettimanale, posticipo sarà Roma-Benevento, quindi si preannuncia davvero poco di buono per le streghe. Vabbè, che altre partite c'è? C'è Udinese-Torino, la sfida che magari potrà decidere quale tra le due potrà ancora, o Torino-Udinese, sì, Torino-Udinese, sfida che deciderà chi tra le due potrà ancora inserirsi. E poi vabbè, il programma bene o male abbiamo visto, ci sarà credo anche Sassuolo-Cagliari, non è che sia perlomeno quella che mi viene in mente. Vabbè, questa puntata finisce qui. La riflessione di calcio a questo punto torna lunedì, non so se ci saranno posticipi, ma non credo, anche perché c'è poi riprendono le coppe europee la settimana 21, quindi penso che lunedì abbiamo completato tutto il turno. A questo punto, grazie per chi ha visto questo video, speriamo che ci sia un numero esiguo, ma comunque importante. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao!